pensierini fatti, ora tocca al biglietto. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, festa della mamma in avvicinamento, come dico ogni anno, dobbiamo creare un bel biglietto che accompagni il nostro pensierino. Abbiamo fatto il cuore shabby chic, abbiamo fatto la rosa di alluminio, abbiamo fatto 2 miliardi di video che trovate nella playlist I, tutti i video di Arte per te dedicati alla mamma, tutti raccolti in un'unica playlist, tutti facilmente consultabili. Però ogni anno ci sono 2 card in più che io gradisco aggiungere alla già lunga lista di presenze sul mio canale. Quest'anno per la mamma una card semplicissima in killing semplificato. Il killing semplificato è una forma di killing, eccolo qua, vedete questo merletto di carta che non ha delle forme vere e proprie, ma che occupa uno spazio all'interno di una sagoma, in questo caso il cuore. Io ora vi faccio vedere questa cardina che dice you are e poi è amore in tutte le lingue del mondo. Andiamo a vedere come si fa, perché è semplicissima e le vostre mamme saranno felicissime di ricevere una card così semplice ma delicata e piena del vostro amore. E benvenuti nel mio disordinatissimo tavolo, ma stavo già lavorando, quindi ho inserito questo video così per farvelo vedere. È un biglietto che sto facendo per la Bobanni, ma che siccome si può fare con qualunque materiale voglio condividere con voi. Allora, innanzitutto ci servirà una carta da ritagliare a strisce da mezzo centimetro circa, poi un rettangolino di carta che misuri 25 centimetri per 14 centimetri e sarà appunto il corpo della nostra card. Io questo l'ho montato come il video che vi sta apparendo adesso, dove c'è lei col pallino, diciamo che è doppio, vedete, ha un doppio spessore che adesso devo chiudere meglio, mentre voi se volete potete con un cartoncino fare direttamente il rettangolino della misura che vi ho detto, quindi 25 centimetri per 14. Poi ci servirà una fustella, io userò questa della Bobanni ma potete usare qualunque fustella a forma di cuore in commercio o meglio ancora una sagoma e poi ritagliare il cuore a mano libera. Degli inchiostri, potete sostituirli anche con acrilici e spugnetta, taglia balza, penna per scrivere il messaggio, con l'attaccatutto. Io userò anche un colore per contorno che è il glitter past fatto in tubetto. Basterà che abbiate una siringa, mettete il glitter past nella siringa senza ago ovviamente e utilizzatelo così. Come si fa la glitter past ve l'ho insegnato proprio lì dove c'è lei col pallino, si sta prendendo il video adesso. Cominciamo subito. Allora, come prima cosa dobbiamo incidere il nostro cuore sulla card. Faccio il mio cuore molto spostato verso l'alto e procedo con il taglio. Estraggo la mia card e il buco è fatto. Benissimo, arrivati a questo punto, tagliamo tante striscioline con un'altra carta di qualunque fantasia, anche monocroma, da mezzo centimetro ciascuna. Allora, come prima cosa definiamo i contorni del cuore. Arrotoliamo con lo strumento per il killing una parte, voilà, e poi smolliamola leggermente e l'altra. E non importa se la facciamo verso l'interno, verso l'esterno, perché poi possiamo poggiare il nostro killing nel modo in cui vogliamo. Diciamo che è un easy killing, è un lavoro molto libero. Vedrete come con poco, comunque, essendo accorti, riuscirete a fare comunque un lavoro pulito. Innanzitutto facciamo la circonferenza del cuore. Come? Bagniamo con un filo di colla, e qui solo l'attaccatutto può, e voilà, sporchiamo un po' tutto e piano piano riproduciamo appoggiando la sagoma del cuore.
quando arriviamo, pieghiamo, quando arriviamo al centro in basso, pieghiamo e torniamo indietro. Facciamo l'altra metà. Ok, a questo punto la parte difficile è fatta. Apriamo la nostra card e riempiamo tutto l'interno con il keyring, così a creare dei disegni astratti senza chiederci tanto cosa stiamo facendo, dove stiamo andando e cosa stiamo creando, ok? Il tampone rosso sporco tutta la parte superiore del cuore, voglio farle assumere una colorazione più certa, e questo è il motivo per cui era importante che le righe fossero tutte alte uguali, perché sennò il colore non avrebbe preso su tutto. Guardate che bello. Adesso dobbiamo passare il tampone anche sulla parte attorno al nostro lavoro, e con un pennello allungo un po' a mo' di acquerello il colore. Fatto questo, scriviamo la nostra frasetta, quindi prepariamo la linea. Decidiamo l'altezza del carattere. You are. You are. E poi dentro, amore in tutte le lingue del mondo. E da ultimo ripasso sulla scritta con lui e anche su tutto il bordo del lavoro, in modo che venga più rifinito, diciamo così. E questo, vedete, è l'effetto 3D che ha questa pasta. Ora lascio asciugare completamente, quindi da asciutto che diventa gommosetto rimuovo questo puntino qui che mi è scappato. Da asciutto darò un giro a tutto il bordo biglietto di tamponcino rosso, non ve lo faccio vedere perché lo avete visto in tutte le card, basta strisciarlo tutto il bordino così, e poi vi lascio alle foto. E ricordate che la mamma è amore in tutte le lingue del mondo. Ci vediamo dopo, ciao! Era facile o no? Ve l'avevo promesso, avete tutto il tempo di farla, di creare la più bella delle card per le vostre mamme. Poi all'interno potete mettere il messaggio che più desiderate. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su, perché anch'io sono una mamma, anch'io merito un regalo. E allora un pollice in su è più che gradito, e poi condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Grazie, questo mi aiuterà a far crescere un altro pochino Arte per Te. E tenendoci tanto, questo per me è un grande grande regalo che mi fate, quindi grazie se vorrete farmelo. Vi aspetto anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, i link li trovate qua sotto, è lì dove c'è la i col pallino, e soprattutto vi aspetto qua per il prossimo video. Auguri a tutte le mamme, bravi tutti i figli che faranno un lavoretto di Arte per Te, noi ci troviamo sempre qua. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!